L'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, quindi il numero due, oggi ha voluto rendere omaggio ad un ottimo candidato, come lo ha definito lei stesso ascoltandolo nel suo discorso programmatico, dei sentori positivi per la vittoria finale in Abruzzo. Sì, c'è una bella sensazione, ma soprattutto io sono fiducioso della capacità degli elettori abruzzesi di prendere i curriculum e leggerli, scegliere guardando il merito. Vogliono una persona come Luciano D'Amico, preparato, competente, capace, che ha dimostrato con i fatti di saper governare, o vogliono confermare un governo di cui hanno visto tutti i limiti, le ultime barzellette con soldi che arrivano, tornano, solo finalizzati al consenso elettorale. Se sceglieranno, sceglieranno per D'Amico. Sono fiducioso che ciò avverrà. E poi con la lista di Azione abbiamo messo in campo tante candidature di persone preparate, che hanno voglia di fare, che lo sanno fare. E Gianni è uno di questi. Azione è un partito un po', diciamo, atipico, che non si schiera sempre con lo stesso schieramento, scusi per il bisticcio di parole, ma giudica i fatti. Quindi lei ha detto che se una legge è fatta bene bisogna anche votare quello che fanno gli altri. Beh, ma assolutamente, ma è così, è la normalità delle cose, dovrebbe essere la normalità delle cose. Perché devo votare contro una cosa che secondo me è fatta bene? Magari che ho proposto io qualche anno fa quando ero al governo e che adesso ci voto contro solo perché è proposta della Meloni. No, così non funziona. E anche sulla scelta degli amministratori, in particolare le regioni, i comuni, c'è certo una componente ideologica che c'è sempre nelle scelte politiche, ma soprattutto poi c'è una scelta di merito. Bisogna trovare persone competenti. Una persona incompetente può essere anche della tua parte politica, ma resta incompetente. In questo caso noi abbiamo scelto una persona competente, preparata, e la sosteniamo perché è competente e preparata. Luciano D'Amico ha queste caratteristiche. Non lo sosteniamo perché è di sinistra, di centro o di destra, ma perché è competente. Per concludere, un campo largo, un esperimento può essere quello abruzzese. Tra le forze politiche ci sono alcune che a livello nazionale, diciamo, cozzano un po' con voi, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Guardi, noi non siamo interessati a nessun campo. Il campo largo non esiste, esiste l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, una loro alleanza a cui noi non partecipiamo. Noi siamo qui alleati di diversi partiti, ma perché sosteniamo tutti lo stesso candidato. Luciano D'Amico è il nostro punto di riferimento, è stato capace di mettere intorno a sé una serie di partiti e movimenti civici anche diversi, ma li tiene insieme con la sua capacità di governo e con la sua capacità di fare sintesi. Sindaco Bellisario, si chiude la campagna elettorale nel segno della gioventù, perché bisogna guardare alle prossime generazioni. Qui abbiamo tre piccoli rappresentanti. Ma una campagna elettorale entusiasmante, viva, ma soprattutto che ci ha portato a toccare con mano ogni angolo più remoto della provincia di Chieti, perché abbiamo cercato di ascoltare per trovare delle soluzioni, perché questo necessita all'Abruzzo del futuro: affrontare le problematiche e naturalmente trasformarle in concretezza, perché gli abruzzesi hanno bisogno di tanta vicinanza, di rimettere al centro la persona per avere dei servizi e una regione che funzioni nel modo migliore possibile. Che cosa ha trovato di positivo in Luciano D'Amico? Quali sono le sintonie tra il suo pensiero e quello del Presidente? Sicuramente in Luciano D'Amico si ritrova tutto quello che riconduce alla serietà, un approccio ai problemi e immediatamente l'indicazione di soluzioni. Quello che ovviamente è mancato in oltre un trentennio di politica fatta di grida, di promesse sistematicamente non mantenute, che necessariamente dobbiamo archiviare per far sì che ogni problema
venga affrontato con la massima dedizione, con la massima conoscenza, per far sì che le soluzioni proposte e poi attuate siano le migliori possibili. Ultime ore di campagna elettorale, quali sensazioni? Le sensazioni sono nell'un tempo positive, ma non dobbiamo dimenticare che l'impegno di ciascuno di noi termina alle ore 23 di domenica 10 marzo. Che Gianni Bellisario è passato dal centrodestra al centrosinistra e un transfugo, uno che cambia opinione. No, Gianni Bellisario, insieme a tutto il gruppo di azione regionale, mantiene la barra dritta. E rispetto a delle proposte che non vengono mantenute, rispetto a degli impegni che non vengono rispettati, rispondono: non ci stiamo. Allora la risposta è stata una: Marsilio non può continuare ad essere il presidente della regione Abruzzo perché è inadeguato. Azione non è diventato un movimento di estrema sinistra. Azione è quello che ciascuno di voi ben conosce. Lì sotto c'è scritto socialisti, popolari e riformatori, cioè quelle idee, ma soprattutto quelle azioni che hanno portato l'Italia da essere lo Stato sconfitto dalla Seconda Guerra Mondiale a diventare la quarta potenza economica del mondo, ad avere l'Abruzzo come regione pilota e regione esemplare del Mezzogiorno. Questo vuole riportare Azione con Luciano D'Amico in Abruzzo e poi diffondere questo credo e questo modo di operare che è ispirato esclusivamente da donne e uomini del fare, perché parlano le nostre storie di ognuno di noi seduti qui al tavolo e di ognuno di voi. Noi siamo abituati a portare risultati, non studi di fattibilità che fanno ridere anche i polli. Quindi noi saremo sempre per la nostra gente e per il nostro territorio. Totalmente estranei da ordini che arrivano da Roma, da imposizioni che poi cozzano con la realtà dei fatti, esattamente come è avvenuto qualche giorno fa in Sardegna. Quindi noi valutiamo quello che è stato fatto, o meglio, quello che non è stato fatto, e guardiamo ad un Abruzzo del futuro totalmente diverso da una A14 che oramai è una violazione della libertà di circolazione garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Di questo deve rispondere il governo regionale uscente, perché se in 5 anni e soprattutto nel momento, nell'un tempo catastrofico del Covid, ma della rinascenza e quindi di tutto quello che ci sta portando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non mettere a segno dei progetti fondamentali per il nostro territorio e per il nostro popolo, significa essere inadeguati nel ruolo che si sta svolgendo. Pensate alla difesa del suolo, 5 anni di nulla.
Pensate agli interventi garantiti dai fondi strutturali. Questo è il quadro che purtroppo ci lascia 5 anni di governo inadeguato Marsilio. E noi non possiamo far altro che, attraverso delle proposte concrete, dare un nuovo futuro all'Abruzzo. Pensate a tutto quello che non è stato fatto sia in ambito nazionale che in ambito regionale in materia di agricoltura. E poi semplicemente si cerca, durante il periodo di campagna elettorale, di strumentalizzare i problemi degli agricoltori, dimenticandosi però, in sede di approvazione della legge di bilancio, di estendere di nuovo l'esenzione IRPEF per i terreni agricoli. Allora, nell'un tempo si dichiara di voler aiutare gli agricoltori, nei fatti e nelle leggi dello Stato li si penalizzano. E qui lo voglio ribadire ulteriormente: se lo Stato italiano avesse destinato il 10% di quello che ha destinato per i bonus edilizi in favore del mondo agricolo, cioè i famosi 150 miliardi di euro, perché a questo si arriverà di spesa che sosterremo noi contribuenti per i bonus edilizi, avesse scelto di investire 15 miliardi di euro per il mondo agricolo, sicuramente oggi avremmo un primo settore, sicuramente con un maggior sostegno, con delle maggiori agevolazioni, e quindi i prezzi dei prodotti al minuto sicuramente a prezzi molto più contenuti di quelli che purtroppo il consumatore deve sostenere oggi. Quindi, proprio massima attenzione e massimo focus su 4 temi fondamentali: la sanità, i trasporti, il lavoro, perché attraverso gli investimenti infrastrutturali, sia di natura, appunto, come avevamo detto prima, materiali e immateriali, si garantisce il lavoro attuale e si prepara il lavoro futuro. Ma ancora di più, un'attenzione particolare alla produttività, perché è solo questo che ci fa essere competitivi nel mondo e fa tornare l'Abruzzo di nuovo a quel grande sviluppo che ha avuto fino agli anni 80 e che purtroppo poi si è bloccato totalmente. Un cambio di passo che deve vedere sempre al centro i giovani, perché solo questo è il modo per far sì che i giovani abruzzesi non continuino ad emigrare per trovare la migliore occupazione, la migliore possibilità di costruire il proprio futuro. Chiudo con una battuta. Qualche giorno fa, in piena campagna elettorale, siamo stati in un paese a 1343 metri sul livello del mare, Gamberale. Siamo arrivati per incontrare una coppia di giovani e praticamente questi, appena scesi in piazza, erano in compagnia di un ragazzo che, non conoscendomi, mi ha detto immediatamente: lei è il sindaco di Perano? E io ho detto: sì, come fai? Te l'hanno detto loro? Ha detto: no, non me l'hanno detto loro. Io ti conosco perché sono un volontario di Protezione Civile e tu, durante il Covid,
venivi sempre di persona al centro regionale di Avezzano a prendere il materiale. Ha detto, mentre in tanti altri casi dovevamo scrivere, telefonare ai comuni, nessuno veniva a ritirare il materiale, tu sei venuto sempre prima che ti chiamassimo e ogni volta noi ci stupivamo di questo tuo modo di fare. Ma mi ha detto, io non abito a Gamberale, abito a San Salvo, sappi che nonostante che ho una candidata della mia città in un'altra lista, voterò sicuramente per te, perché queste sono le persone che devono governare l'Abruzzo. Questa è stata la più bella gratificazione di 5 mesi di campagna elettorale, perché lo voglio dire davanti a tutti, 5 mesi che mi hanno dato un insegnamento ben specifico, che pensavo fosse solo una teoria, invece noi lo stiamo vivendo ogni giorno sulla nostra pelle, ma soprattutto lo dobbiamo augurare a noi e all'Abruzzo, che sicuramente il 10 marzo sceglierà Luciano D'Amico come nuovo presidente della regione. Chi è pronto a perdere può anche vincere. Noi, Giulio, Raffaele, presidente Rosato, Anna Margaret, Angelo e tutti voi, il 7 ottobre eravamo pronti come oggi anche a perdere, perciò andremo a vincere. Grazie.